il risultato è questo piatto che adesso vedete e che sta passando per i tavoli, che noi stasera naturalmente non degusteremo nella sua complessità perché sarebbe impossibile per tante persone. E che cosa hai preparato per noi stasera? Abbiamo fatto lo stesso piatto, logicamente molto molto risale, anziché mettere 24 tamagli passati perché era improponibile, e anche perché i miei facevano lo stesso piatto con la pasta mista, abbiamo fatto un tortello di pasta al burro ripieno di trofa e tutti gli elementi della pasta patata della pizza, quindi lo stesso tortello. Anziché mettere 24 formaggi abbiamo messo un solo tortello. Non volevamo ripetere più volte le paste, già dopo i miei, già c'è la pasta ancora meglio, da cui non volevamo esagerare con la pasta secca, e abbiamo fatto un tortello di pasta fresca. Però il gusto e la consistenza è totalmente uguale. Beh, i nostri amici poi decideranno. Ora, naturalmente noi volevamo chiedere a tutti che si tratta, questo è un incontro amichevole, naturalmente, anche se ho visto che state prendendo molto sul serio queste scherze, questo è un incontro amichevole e vedrete che poi così sarà, perché davvero devo dire che tra, diciamo, la pasta mista, gli avanzi classici della pasta mista che poi hanno creato quella meraviglia che è la nostra pasta e patate tradizionale, e questa raffinatissima lavorazione, diciamo, di Nino Di Costanzo, poi porteranno, come dire, ad un gusto che in qualche modo, come dire, si amalgama, si omogeneizza e passa attraverso i secoli, attraverso le cucine delle nostre famiglie e arriva alla cucina dei grandi chef e dei grandi ristoranti. Tu sei d'accordo, Nino? Io penso che, io sono campano, ischitano, quindi mi sento firmese. Ogni popolo ha il dovere di portare avanti il proprio territorio. Il dovere è sacro santo. Nella mia carta non troverete mai il fornato, mai di capesante, ma tutto ciò che non fa parte del territorio campano. Tra me il cioccolato, è l'unica cosa che non riesco a raccontare. Però il resto è tutto il territorio campano. Il cuoco deve essere proprio missionario della propria zona, nella mia parte c'è tutta roba campana, niente esce fuori dalla campana, a parte gli uomini, pensare che tutti gli uomini, però niente esce fuori dalla campana. Un'altra cosa importante che ci tengo a fare è rivisitare quotidianamente tutti i piatti del territorio, cioè tutti i piatti della mano, infatti stasera avete mangiato un pane buono, amici, non è altro che un sigaro di pane nero, con del burro montato, pane nero, con del burro montato, con delle radici vegetali setacciate, sotto il sito. Burro di radici, all'interno c'è del biscotto di gelato toscano, quella cosa che vi faceva masticare un po' di più. La parmigiana utilizzata non è altro, tutti gli elementi della parmigiana, tutti abbiamo messo il basilico e il suo crema. Questa crema di parmigiana che non l'abbiamo fatta fritta, ma l'abbiamo fatto in forno, e poi abbiamo messo questa crema di parmigiana con del pomodoro d'olio, quindi tutti gli elementi della parmigiana. Alleggerita da tutte le cose che comunque ci fanno salire, soprattutto ci fanno salire il giorno dopo. Questa sera dovete mangiare 10 piatti, 10-11 piatti. Dobbiamo fare in modo che vi alzate da tavola e sarà ancora bene, ma soprattutto domani mattina fare colazione. Cioè, mangiare un grandissimo piatto di lavoro è una cosa straordinaria. Ma forse per il giorno stai in giro. Sì. Io anche stasera in realtà, io l'ho fatto uguale alla ricetta di lavoro, quasi uguale. Perché secondo me non lo intendono, l'abbiamo fatto a passeggiare in modo che perdesse tutta la parte opposta. L'abbiamo saltato un attimo, un minuto in padella e l'abbiamo passata e abbiamo fatto questa salsa che è molto concentrata, ma non è altro che pomodoro del pendolo e seccato. Quindi non c'è né estratto di pomodoro né qua, non c'è nulla. Il vero concetto del pomodoro è la propria ricorda. Abbiamo unito questa carne di vitello a questa carne, pochissima carne di maiale, cuocendo da quasi 2 giorni a 65 minuti, sotto un. La carne è morbida, l'abbiamo sfilacciata, tipo come una porchetta, e l'abbiamo ricompattata. Quindi abbiamo fatto una mattonella di carne, tipo stracotto come una panula, in una panula di pane e latte di burro. Quindi abbiamo fatto questa panula delicatissima. Abbiamo messo questa cialda di pomodoro, che è un altro che ha messo ragù, leggerissimo. Il pacchero viene comunque riempito di ricotta solo con l'acqua, facciamo solo assorbire un po' d'aria. Tutte le verdure del ragù vengono messe crude sul pacchero, l'unica cosa che non viene messo crudo è la cipolla che abbiamo tagliato e essiccato in tutti gli elementi del ragù, in chiave totalmente alleggerita. Stessa cosa che ho fatto con la pastiera. Non ve la spiego perché comunque è un percorso che voi farete dopo, ma vedete tutti gli elementi della pastiera con, diciamo, con il gusto finale della pastiera. Là non c'è nulla a parte la tecnica che esce fuori dalla tecnica. Quindi non è una cucina
difficile o impossibile o capibile solo quel popolo, non c'è nulla di imparato. Grazie, grazie. Proprio classico napoletano, abbiamo fatto. E altre, le polpette classico napoletano con un po' di pane dentro, come facevano i nostri antenati, bagnato con un po' di latte e tutti i formaggi, varie cose. Allora, a parte il ragù, poi parliamo anche delle altre, diciamo, degli altri piatti che sono stati serviti questa sera. Io la pasta e patate, appunto, classica, però aveva una morbidezza e una liquidità che forse, diciamo, nella pasta e patata bianca. Ecco, perché è stata fatta la crema? Allora ce lo spiega. Una crema di provola, fatta nel senso di passare questa provola del latte sul fuoco lentamente e poi passata a mizzi. E sempre, sono sempre il loro tempo di fare una cosa di questa. Io mi hanno avuto una mezz'ora e quarto d'ora, piano piano dici. Le patate le facciamo a quattettine piccoline, ad esempio al mattino, e sì, man mano che si cuoce pian piano la rende fatta nel fondo di olio, sedano, carote e cipolla. E poi man mano che viene abbrasata, si mette il vino bianco, sempre man mano le sue cose vengono, non è che facciamo tutto insieme e si butta l'acqua dentro e si va avanti, no, man mano si deve fare, le cose vengono fatte.